Alberto di Burcei, quindi diciamo, cominciamo a salutare loro, che sono i rappresentanti della comunità, non tanto dell'associazione, perché poi c'è un'associazione, un gruppo folcloristico che spesso, come dire, si ingrossa, vengono in tanti e partecipano, altre volte un po' meno, ma al di là di quello la cosa bella è che hanno il piacere e l'orgoglio di partecipare come rappresentanti della comunità. Per un attimo assumete questo ruolo di ambasciatori culturali, di portare l'aspetto etnografico, ma non solo, perché porterete anche il ballo, e il ballo come si faceva in piazza, che ognuno insomma se lo vive con un suo modo, un suo disegno, una sua coreografia. Tutto questo naturalmente ha bisogno di musica, e anche qui a Burcei abbiamo tanta musica, perché Burcei è un paese che ha quelle tradizioni, poi ne parleremo dopo con Roberto Zuncheddu, ma è un paese di riferimento per la poesia di improvvisazione, ma anche per tanti strumentisti. Due fratelli, Mario ed Emilio Aletta, intanto grazie anche a loro, possiamo salutare Mario ed Emilio, chitarra, Mario, Emilio, organetto, insieme hanno tanti progetti musicali, suonano e si divertono tanto a suonare, ed ora insieme suoneranno un ballo campidanese che sarà insomma ritmo, musica e tempo per le nostre coppie di Burcei. Thank you.
Che bello, io quante volte sono venuto qui a Bursè tanti anni fa proprio per registrare il ballo che si svolgeva in quell'altra piazza, e mi è capitato tante volte per vedere delle persone anziane che avevano un modo tutto particolare, ciascuno un suo ballo, e anche stasera abbiamo visto che appunto con le coppie che hanno una tradizione, insomma, col ballo ovviamente ciascuno si esprime con un suo stile, con un suo modo di manifestare, insomma, il piacere della festa e del divertimento. Grazie Mario, grazie Emilio, grazie a voi, non andate via.